Vi presentiamo il fungo più mortale del mondo, conosciuto come angelo della morte. Sono sufficienti infatti 50 grammi di fungo fresco su 70 kg di peso corporeo per renderlo letale. Provoca danni irreversibili a fegato e sistema nervoso centrale. Si dice infatti che fu l'ultimo pasto dei genitori di Euripide, il poeta tragico dell'antica Grecia, ma anche che l'imperatore romano Claudio fu assassinato proprio con questo fungo da una delle prime avvelenatrici seriali della storia, Locusta da Agrippina, divenuta poi avvelenatrice al servizio di Nerone. Altri volti noti deceduti a causa della malattia falloide furono Papa Clemente VII, la madre di Pietro I il Grande di Russia e Carlo VI d'Asburgo, che era un appassionato di funghi e andava da solo a raccoglierli nel bosco, cosa che fece anche nell'ottobre del 1740, ma quell'ultima cena gli costò la vita. Non avendo eredi maschi, questo provocò la lunga e sanguinosa guerra di successione. La sindrome provocata prende il nome di sindrome falloidea e si manifesta dalle 6 alle 24 ore dopo l'ingestione. L'intossicazione si può dividere in tre fasi ben distinte. Nella prima si verificano gravi disturbi gastrointestinali, come vomito e diarrea acuta e prolungata, accompagnata da dolori addominali. La seconda fase è un periodo di breve miglioramento che dura circa un giorno. Tuttavia, questo è seguito dalla terza fase, che è quella molto più critica, che comporta insufficienza epatica con emorragie generalizzate, che possono anche portare a gravi casi di atrofia epatica. Le tossine responsabili di questa sindrome sono conosciute come amatossine e sono alfa, beta e gamma amanitina. La sindrome falloidea può verificarsi anche tramite il consumo di altri funghi del genere Amanita e del genere Lepiota, ma anche con il consumo della Galerina marginata, un piccolo fungo che può essere scambiato per chiodino. Se presa in tempo, questa sindrome può essere risolta nella quasi totalità dei casi al giorno d'oggi, anche se a volte è necessario un trapianto di fegato. Nel 2023 è stato però scoperto un antidoto, la verde indocianina, che secondo i test di laboratorio effettuati sulle cavie ha evidenziato il 50% di sopravvivenza nei soggetti se somministrato entro le 4 ore dall'ingestione della tossina. Esso è infatti un inibitore dell'STT3B, l'enzima che gioca un ruolo fondamentale nella tossicità dell'alfa-amanitina. Ma passiamo ora alla parte fondamentale, ovvero l'identificazione del fungo. Nella sua fase primordiale si presenta sotto forma di ovulo e per questo potrebbe essere scambiato con la più nota e commestibile Amanita caesarea. Ma si può distinguere in quanto nella falloide è attenuato verso l'alto, mentre nella cesarea verso il basso. Inoltre, alla sezione della cesarea si nota il tipico colore giallo del gambo, mentre nella falloide il gambo risulta bianco e si nota il colore verdognolo solo nel cappello. Il cappello può misurare dai 4 ai 20 centimetri, va da emisferico ovoidale fino a spianato e ha un margine liscio. La cuticola è brillante quando il tempo è secco, viscosa quando è umido, con un colore variabile che va dal verde olivastro al verde chiaro, ma può essere anche giallastro e può presentare residui di velo. Il gambo può misurare dai 3 ai 13 cm di lunghezza e dagli 0,5 ai 3 cm di diametro. È cilindrico, slanciato e ingrossato alla base, pieno inizialmente e diventa poi cavo. Biancastro decorato da zebrature verdastre non sempre evidenti. È dotato di un anello biancastro ampio e cascante, liscio, visibile spesso solo in fase di piena maturazione. Le lamelle sono libere al gambo, fitte e sottili di colore biancastro, con riflessi raramente di colore grigio-verdastro. La sua sporata è biancastra. Ha una carne compatta, poi cedevole, verdastra sotto la cuticola, immutabile, e ha un odore leggero, gradevole, poi mielato, un po' più forte, fino a divenire repellente, sgradevole in fase di completa maturazione. Predilige boschi di latifoglia, ma si può trovare anche in quelli di conifere, dalla primavera all'autunno inoltrato.